Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Viola nella campagna col Papa. Ormai siamo agli sgoccioli, stiamo per far partire il disastro dell'assolutismo, ma ci mancano gli ultimi puntacci. Dobbiamo arrivare a 50 assolutismo. Allora, non è che c'è proprio, a quanto so, se riesci a farlo subito è meglio. Cioè io ho perso qualche annetto, insomma, questo quando è partito l'assolutismo, qualche anno fa, tipo, sicuramente non sono passati 20 anni, ok? Se riesci a farlo subito è meglio, però per farlo subito dovresti averci la tramvata d'assolutismo che ti porta a 50 con una botta praticamente. Quello ci possono riuscire solo gli stati che ci hanno un fottio di province. Quindi il nostro, in Europa praticamente non può mai accadere. Rendetevene conto, a meno che voi non ci abbiate le tre compagnie in Africa e fate l'impiccio, ricarica la partita e abbassa l'autonomia e le tre compagnie, però raga, state a città, cioè state a fare proprio schifo. E quindi ricontrolliamo un attimo le conversioni. Stiamo a convertire tutto, ragazzi. I protestanti stanno ritornando in Germania. Tra un po' finiranno. Non lo so se questi hanno portato le religioni strane qua. Eh sì, hanno portato l'anglicani in Brasile. Vabbè, dai, li manteniamo là. Li manteniamo là. I protestanti, per fortuna, non si sono sparsi. Come no? E chi qua invece? Niente, per eliminare i protestanti dovremmo pure fare qualcosa in America, però vabbè, l'importante è che li eliminiamo dall'Europa. Mo' escono i ribelli che non conviene ammazzare, perché costano due bombe per fermarli questi, 200. La Marche. Vivarese. Possiamo fare le idee di qualità, però vi ripeto, noi stiamo buoni perché dobbiamo prima fare altre cose. Armagnaco, sono usciti i ribelli. Con questi soldi abbiamo potenziato le navi, abbiamo potenziato gli esercitini. Famo altre cartause. Abbiamo quasi finito pure le cartause. Ci manca tutto il Piemonte, però il Piemonte lo dobbiamo sviluppare proprio. Controlliamo se potevo mandare la flotta in qualche posto utile. Costantinopoli 12, però Costantinopoli pompa Ragusa che no, non pompa da noi, quindi a Ragusa non dobbiamo più mandarcela la nave. Siviglia più 6. Ma Siviglia pompa solo uno qua, quindi qua ci stanno a levare i soldi. Allora guarda, tocca vedere se è Valencia, Tunisia oppure sti due. Quindi vediamo un po'. 0,58, in Tunisia perdiamo, invece Genova e Venezia perdiamo, e quindi a Valencia. Dovete sempre controllare se i mercanti nemici vi stanno a fregare i soldi, raga, perché dopo non conviene metterci la nave. Cioè, quei numeri sono finti. Mo, come correggerli, non te lo so di, ma conviene che praticamente tu mandi la flotta, ci pensi un attimo, non è che il tooltip ti fa tutto. Piscio. Tiè. Una là, una qua. Qua perché non posso? Ah, perché stanno a convertire. Stanno a convertire. Pure a Creta dovremmo fare le company. Senti, fammi ricontrollare. Francia no. Questi qua del Kingdom of God. Perfetto, i protestanti li ammazzo. 45, eh. Oh, mezzo dell'inflazione. Ma noi abbassiamo l'inflazione a trench? Che cos'è che ce la basta? Il signore dell'inflazione. Ah, raga, questo non è più morto. Ammazza. Questo è immortale. Bravo, mi piace. Mi piace. Fammi controllare se posso insultare qualcuno. Sì, posso insultare i mamelucchi, tiè. Sempre sopra i 50 dovete stare, eh. Prendete un puntaccio de tutto. Ah, questo qua, perfetto. Mo' che c'hanno i soldi da buttare, posso far vedere una cosa che non vi ho sempre fatto vedere. Cioè, io le cose le faccio un po' a pezzi, a quanto pare. Le tre company c'hanno sto menu qua sotto. Questi qua sono degli edifici che possono esistere solo nelle tre company. Non hanno tempo di costruzione, quindi tu quando li costruisci, boom boom, già sono attivi. Costano assai. Cioè, due bombe che si evolvono in questi, che sono altre quattro bombe. Quindi tutto 600 per fare questi qui e 1000 per fare quest'altri, cioè un casino. Però attenzione, intanto questi edifici non li potete fare in ogni provincia, li potete fare
in ogni regione, cioè io praticamente questi edifici con le freccette, quelli che si evolvono, li posso fare tutti uno per regione, cioè tipo che ne so, qua 600, 600, 600, li faccio tutti qui, non è che devo farli a Caruana, a Kef, a Tunisi, a Bizerta, una botta sola vale su tutto questo. Quelli da 1000, ancora meglio. 1000 è una cifra, però insomma ancora meglio, perché quelli da 1000 valgono su tutto il nodo commerciale. Quindi se voi fate un edificio da 1000 in un punto a caso di questo nodo commerciale, il bonus che vi dà vi funziona su tutto il nodo commerciale, ok? Allora, che cosa fanno questi edifici? Allora, alcuni vi danno bonus alla difesa. Questo, regà, cioè, a meno che non state così e confinate con i nemici, non serve un cazzo, perché poi le compagnie le fate in Africa di solito. Cioè, a meno che non state a fare le compagnie e confinate con Gesù Cristo qua in Asia, questo dalla difesa non serve veramente un cazzo, regà. E qua che c'è sta? Local trade power. Ok, però entire Tunisia area più 50% local production efficiency, e questo lo potete fare dappertutto, quindi me sa che si sommano, forse si sommano, però insomma vi aumenta il trade power nella zona dove lo fate, quindi per esempio, essendo un numero fisso e non percentuale, pure se vengono stato più sfigato di tutti, questo qua è buono, 50% production efficiency ti aiuta, che ne so, dove già c'hai posti masselli, tipo Tunisia è abbastanza sviluppato, credo. 15, no, fa schifo invece, mazza. Vabbè, qui diciamo ti darebbe un bel bonus. Però diciamo che questi edifici, questi singoli, raramente li faccio, ok? Quelli che diciamo potrebbero essere interessanti sono questi in diagonale, Arbor e Local Venture. Questo ti dà più 3, cioè più 3 power, come ho già detto. Questo ti dà più risorse che fai nella Tunisia, e Local Production Efficiency, un'altra volta. Ah no, è tutto il nodo commerciale. Scusate, Tunisia dovrebbe essere proprio questa. Vediamo se cambia il nome. Scusa, forse ho sbagliato. Ok, non è sul nodo commerciale. Questo qua casualmente si chiamava Tunisia e Tunisia è pure il nodo commerciale. Questi valgono su tutta la regione. Ok. Quelli buoni, insomma, sono questi in diagonale. Questi qua, local development costa, raga, non fate lo development nei trade company, ma che cazzo vi frega? Le tasse non so proprio quello che vi interessa nei trade company. Quindi queste nella diagonale che va da sinistra a destra verso il basso non servono a un cazzo. Invece quest'altri sono buonissimi, ok? Questi qua che ti danno più manpower e più marinai fanno pietà, ok? Pure questi non li fate, quindi fate solo questi qua, ok? Mo che mi si accumulano un po' di soldi ve li faccio. Questi qui, questi da 1000, cioè dovete ben riflettere, visto che ne potete fare uno a nodo commerciale, più non potete avere, diciamo così, tante trade company a meno che non state in late game e cioè avete due continenti, ok? Sinceramente, questo che ti aumenta dai 5 il limite massimo dell'esercito fa schifo, secondo me. Cioè, tu fai qua, se proprio vuoi, 5 regimental camp, hai speso la stessa quantità di soldi, non hai sprecato il bonus dalla trade company, se proprio stai impicciato così. 5 navi in più, la stessa cosa, fai 3 porti e c'hai 6 navi. Trade steering, questo è buono. Il trade steering è quanto il mercante pompa via dal nodo, ok? Se voi state tipo qua, probabilmente la Spagna col mercante vi frega i soldi sullo stretto di Gibilterra. Se voi c'hai la trade company qua, diciamo su questo fregnetto qui, come fa? Fammi vedere. Se tu c'hai un pezzo di trade company qua, magari c'è il Portogallo. Per pompare via il commercio ci metti questa. Ci metti 3 steering più 50%. Se no la Spagna ti frega tutto il commercio. Qui c'hai Early Army Tradition più 003, questa mi piace assai. E più 10% di trade power di tutto il nodo. Questa mi piace assai, raga, faccio quasi sempre questa. Altrimenti c'è questa che ti fa una cosa che è stata introdotta da pochissimo. Ti dà i Marines. Che sono i Marines? Sono unità speciali, ok? Sono solo fanteria, usano i marinai invece del manpower, quindi all'inizio c'eravamo pochi marinai e potevamo fare poche navi, mo che ce n'eravamo una cifra, i marinai non servono più a un cazzo i marinai, quindi potresti pensare che te convengono fare i marines. I marines hanno pure il vantaggio che dalla nave scendono praticamente istantanei quando devi fare lo sbarco, tipo se devi sbarcare in Inghilterra fai 30.000 marines, scendono subito, prendi subito la terra e poi l'altro li trasferisci normale col trasporto. Una strategia molto sexy. Però i Marines, se non sbaglio, fanno leggermente più schifo dalla fanteria normale.
Però insomma, i Marines non frega un cazzo. Qui te fa 5 dei loro autonomi in meno su tutta la Tunisia. Quindi, qui che c'hai? Tutta roba in 3 company c'ha 90% d'autonomia, ma la 3 company stessa ti ammazza questi malus proprio essendo una 3 company, ok? Mondo sta scritto, non te lo so di. Vediamo se si trova. No, non si sa. Comunque, la 3 company ti ammazza praticamente sto malus del 90%. Però, se tu gli abbassi l'autonomia, tutta la 3 company diventa ancora più bulla, ok? Quindi io vi consiglio di fare questi qua dei Marines, non tanto per i Marines, o se poi volete fateli, ma per l'autonomia. E questo qua per l'Early Army Tradition. L'Arti 3, raga, cioè l'Arti 3 sono proprio una vergogna, raga, qua. Cioè, giusto il trade steering in situazioni particolari, però cioè, se voi avete il Portogallo e sto pezzo qua, ma quanto vi manca a conquistare la Spagna? Pochissimo. Quindi, diciamo che anche questo... praticamente non mi è mai capitato che sia necessario farlo, questo trade steering. Comunque, ripensiamo a ammazzare i belli. Dalmazia, tiè, vaffanculo. E stanno a 46. Qualche autonomia da abbassare? Vivarese. Conviene sempre controllare, perché dopo un po' che hai abbassato l'autonomia in un posto, magari si è... lo puoi riabbassare un'altra volta. Quindi devi stare sempre manzo. Ok, i ribelli stanno pure a finire. Che sfiga. Delfinato. Creta se sta a convertire così non rompe più le balle. E mo i ribelli sono finiti. E mo come li faccio a far uscire? Col Papa c'è pure un altro problema. Tu potresti fare questo pulsante qui, Strength and Government. Prende, ma usi 100 punti militari per potenziarti il punteggio che sta qua, che nel caso del Papa è la devozione, oppure la legittimità, l'unità del Khan, insomma, quello dipende da quello che stai a giocare, qua c'è una statistica. È il problema, guarda che Papa de merda, allora non è il mio, è 222. C'è una tragedia. Ma ce l'ho tutti i cardinali, ma com'è che mi fregano sempre il papato? Ah, ce l'ho 7 cardinali, mi fregano sempre il Papa, non si capisce, era meglio senza Kingdom of God. E insomma, il Papa purtroppo stando sempre a 100, non lo puoi mai fare quel coso. Niente, tutti effetti di merda, attivato, e il Papa fa pure schifo, Diplomatic Reputation -1. Cioè, incredibile. Comunque stiamo belli avanti di tecnologia, ma io farei così, tiè. Infantry Combat Ability, una la famo. Tanto andiamo avanti. Nella speranza che compaiano altri ribelli, io ogni tanto do una controllata. Convert Kingdom of God, ecco qua. Tiè. Senti, famo gli ultimi cosi, che manca? Manca solo questo. Tutti questi stati che mi segna, che so. Ah, sono la 3 company. Prima faccio questi. Questi sono praticamente soldi buttati, perché questi non sono sviluppati manco per niente. Tiè, è arrivato il momento di farli pure qua. 47, eh? Qui c'è scritto quello con cui potresti guadagnare il punteggio. Increase stability. Ma stabilità sta al massimo se sei Papa. purtroppo, ragazzi, se Papa è buono, però guarda che cazzo di situazione che ti segue quando vuoi fatti gli impicci da solo. Diventa negativo essere così forti. Revoke embargo, perché i mamelucchi non sono più degni di noi. Ah, stanno a prendere le botte dagli ottomani. Questo sarebbe un ottimo momento per attaccarli, in realtà. Questo è un ottimo momento per attaccarli. Chi è il mio rivale nuovo? Non ci metto ottomani, zii. Questo è un ottimo momento per attaccarli, ragazzi. Tanto non dobbiamo stare in pace per far cominciare il disastro. Anzi, dovremmo stare in guerra. E essendo che probabilmente gli ottomani mi hanno preso un sacco di botte, anzi, i mamelucchi hanno preso un sacco di botte, secondo me è arrivato il momento di andare. Andiamo forte. Portiamo 90k stronzi qui e sti 46 lasciamo ammazzare tutti i ribelli in Italia.
Mo che ci penso, se levo sta cosa dei ribelli, magari i ribelli escono, però da, mi sembra un po' eccessivo, proprio manco cercate di impedirli che arrivano. Cioè, ok che ci sei, però mo che è Dalmazia? No, ma questi li voglio ammazzare, caro, non devo uscire in Dalmazia. Vai, non è più il nostro rivale, però tanto noi stiamo sempre in guerra santa, raga. Mo hanno preso le botte dagli ottomani, probabilmente c'erano l'esercito azteca basso e inoltre i loro alleati probabilmente non verranno. Ah, ma gli alleati sono Adramut? Che chi cazzo è Adramut? Adramut mi sa che è l'isola che sta qua, manca la vedo. E Malindi? Però insomma i cristiani ce l'hanno, eh. Ce l'hanno, mica ce l'hanno. Mica ce l'hanno. Senti, io chiamo Portugal. Chiamo Portugal, però non lo chiamo subito. Lo sai che non lo chiamo subito? Perché magari Portugal mi frega ste terre qua. E voglio io. Quindi mo mi piazzo i cristiani qui. Ti faccio così. Questi li metto a Gafsa. Faccio così. Dichiaro guerra, occupo i territori che voglio e chiamo Portugal. Intanto Tunisia famo così, questo dove fa, da una cifra, vediamo se il nuovo funziona. Trade and Wars. Ma perché Susa è la capitale? Eppure la capitale Susa, e allora vaffanculo, non gli puoi chiedere la capitale con Trade and War. Ah, guarda, gli dichiaro guerra così ammazzo sti 9 stronzi e poi chiamo Portugal. Tiè, famo così. Questo lo mando qua, questo lo mando qua, questo lo mando qua. Mossone tattico incredibile. I tunisini ci hanno fatto il raid a Ciampino. Ok, e mo chiamo Portugal. Tiè, vieni qua. Vieni a dare una mano. Gli alleati se vogliono sta terra, mo, potevo pure controllare, però insomma se gli alleati volessero sta terra è morto quello dell'inflazione. È morto quello dell'inflazione. Se volessero qua terra probabilmente da Africa non te la danno, ok? Quando la occupano gli alleati c'è più niente da fare. Probabilmente non te la danno più. Quindi è un casino. Poi io qua piazzo tutti gli eserciti qui così. Così appena i mamelucchi si arrendono contro gli ottomani, già ci sto sopra e mi bio io. Santongia è stata convertita. Nomi incredibili. Oh, Spalato! Spalato è interessante. Perché mo la mettiamo in tre company. Sbrigide. Chi sono sti ribelli? Quelli dalla Francia. Bene, tiè. Poi dichiariamo guerra agli indiani e spostiamo qualcuno in Scotland, che è ancora alleato della merda. The Night e Congo. Senti, però questi stanno qua a morire senza motivo, quindi faccio così. Tunisi ci sta a far passare. Sono stronzi, eh. Stronzi forti. Che famo così. Sto smagliando a tutti, però almeno non si prendono l'attrition del deserto. Questo lo mando qua. Sto a fare un po' di casino. Ok, perfetto. No, questo dove sto a mannare? Era tutto sbagliato. Tiè, faccio questo così e questo così. Ok. Fammi un po' vedere. Tiè. Tiè, tiè, tiè e tiè, abbiamo fatto tutte le cioè tutti i cosi giusti abbiamo fatti per adesso. Mo, appena abbiamo un'esagerazione dei punti, li andiamo a sviluppare Piemonte, ma diciamo che ok che vi ho consigliato di farlo dappertutto, ma adesso voi avete 400, io ho 400 punti liberi, non c'è bisogno adesso di farlo di corsa. Mo, appena sti stronzi si arrendono, che gli posso levare? Fammi vedere. Ovviamente gli levo. Così è solo il 18%. Quindi probabilmente arriviamo praticamente in Egitto. 3 di professionalismo perché sei bello. Non abbiamo più aumentato il professionalismo. Ok,
La Tunisia non viene. Cioè, anzi, gli ottomani e i mamelucchi non vengono, non vengono. Basta, 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 basta. 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 Ah, 50 punti admin per 10 di amicizia col clero, oppure 10 di devotion e potenzi il governo. 49 dei punti, dei punti assolutismo, ragazzi. Ok, alla Tunisia che non c'è venuto nessuno. Cioè, c'è venuto il Timbuktu, però insomma, non c'è venuto nessuno praticamente. Timbuktu è una mondezza che dovrò vincere nel deserto. Mo' famo una bella Tunisia full annex. Tiè. Ok, qui non prenderemo nulla di punti aggressive expansion perché questi qui sono musulmani. La aggressive expansion funziona per gruppi religiosi. Ok, aspetta, questo da 15 lo mandiamo alla capitale e questi qui li parcheggiamo a Tatooine. Mo' Tatooine, come si pronuncia correttamente, lo sa solo Gesù Cristo. 2 di inflazione o 0,10 di corruzione. E mettiamoseli la corruzione, essendo morto il signore dell'inflazione. Senti, comunque, essendo ricchi fraici, che avendoci uno che costa la metà, io lo porto a livello 4. Forse lo porto pure a livello 5 se sono pazzito, eh. Allora, più uno demissionario. Devo levargli qualcosa al clero? No. Quindi posso pure fare l'amicizia col clero. E poi la forza del missionario non mi serve a niente. Quindi, ma ci posso arrivare a 11 di Tolerance of the True Faith? Come no? Ammazza, poi arrivo all'infinito, quindi. Pensavo che c'era un K, una certa. Quindi vai, attacchiamo a Gafsa, o come si chiama quell'isoletta. Mo faccio una bella attraversata nel deserto e vado a sfondare pure questo. Mo finché l'Austria non ci viene ad attaccare, non ci fa lo scherzo all'improvviso, noi facciamo tutte queste guerre contro queste potenze minori e una certa diventiamo talmente forti che all'Austria gli famo un macello. Vi faccio notare che intanto 170.000 manpower, eh? Prendiamo 2.000. No, è morto il generale Ciro Bassano! È il più grande che ha mai combattuto per Papa, ragazzi. Comunque, ecco qui. Questo qua è un menu che non vi ho mai fatto vedere. Qui potete creare un template. Ovviamente all'inizio eravamo morti di fame, c'eravamo tre truppe in croce, facciamo un soldato a botte e non ho usato. Qui praticamente che puoi fare? Puoi dire in automatico come vuoi che sia fatto un pezzetto di esercito. Allora, mettiamo caso io voglio un esercito da 22.000. Io faccio così. Ok? Poi ne metto due insieme di questi, io ottengo 20, 2 e 20. Ok, quindi questo qua lo chiamo mezzo stock. Praticamente questo qua, quando tu provi a farlo, ti chiama tutte le province necessarie, disposte nel modo più efficiente, o quasi, per fare quell'esercito che hai detto tu. Quindi io adesso voglio 10 fanteria, una cavalleria e 10 cannon, li metto qui, ecco qui. Da solo ha detto a tutte queste province le fa un cristiano. Queste qua poi cammineranno tutte e si uniranno da sole a Roma. Ok? Quindi è molto, molto utile per velocizzarsi un attimo sto strumento. I ribelli a Tripoli che giravano per i nemici. I ribelli quando giravano per i nemici mi fanno proprio rosicare. Comunque, spalato. Ah, spalato già ho messo. Mazza, troppo forte. Manco me lo ricordo. Troppo veloce. Ma appena i mamelucchi si arrendono. Ho vinto pure l'assedio. Qual è l'assedio di Susa? Ah, questo qua, certo. Quando non sai come si chiamano le province è un casino sto gioco. Ma questi devono attraversare nel deserto. Questa provincia non c'è nessuno. Ok, questa qua è un. Di solito lo vedi in America. Quando la provincia non è colonizzata. Ci puoi sempre passare. Se tu sai cosa c'è dietro. Oppure se sai dove sta sta provincia. Però è capace che ti rispondono i nativi della zona. Infatti, abbiamo combattuto contro un esercito e qua non c'era, se ci avete fatto caso.
Perché quelli sono tipo i selvaggi che abitano qua, sono i 3000 selvaggi che abitano qua dentro. E quando ci passi c'è un'altissima probabilità che i selvaggi ti attaccano. Allora ragazzi, ma vi posso dire la verità, ma perché devo pagare 5% in più? Io aspetto un altro gennaio. Aspetto un altro gennaio, è proprio max bonus. Non potete aspettare all'infinito, sapete perché? Perché il bonus qua del vicinato, praticamente c'è anche un malus che quanto tempo è passato da quando dovresti prendere la tecnologia. Mo' vediamo se ve lo faccio vedere. Se lo riesco a trovare, eh. Vedi, increase over time. Quello là non può ammazzare il 5% del bonus de quando stai con i vicini che hanno già sta tecnologia. Quindi l'anno prossimo noi non avremo più il malus di ahead of time. Ci avremo solo sto 5% del bonus. Però poi non può diventare, ne so, se aspetti un altro anno, meno 15%, meno 25%, E anzi, ti diventa una merda perché increase over time continuerà a aumentare. Quindi in realtà l'anno prossimo si fa, primo gennaio. Comunque, se io ammazzassi Timbuktu, potrei fare Tunisi Full Annex, ma per fare Tunisi Full Annex devo aspettare che i mammelucchi mi danno almeno una di queste province. E se invece faccio Tunisi Vassallo? Per fare Tunisi Vassallo devo ammazzare Timbuktu. Senti, faccio scappare le navi, perché così se mi vogliono ammazzare un trasporto non lo ammazzano. Che è qua? La musica barocca. Uno de prestigio. Ma perché? Tre piotte per uno de prestigio quando già prendo un bordello de prestigio all'anno. Non c'è senso de combattere sta battaglia, raga. Quindi tornate a casa e basta. Tanto è già vinta la guerra. Ma ci stiamo 50 d'assolutismo. Sì, perfetto. In realtà potremmo pure far uscire il disastro. Potremmo far uscire il disastro durante una doppia guerra in Nord Africa. Quindi, se attacchi Scioscione, che succede? Lo famo subito, ragazzi. Lo famo subito. Ma questi sono gli alleati di tutti gli indiani, poi ce ne saranno altri con cui non sto in guerra. Sì, allora questi manco pongono venire, ok? Quindi, vai, il primo l'abbiamo fatto. Ma appena si può, ammazzo un ribelle. Tiè, ecco qui. 50 d'assolutismo, in guerra. Non abbiamo 3 destabilità, ci serve un rest 1. Ma un rest 1, ragazzi, lo otteniamo facilmente togliendo positive stability. Quindi, ora andiamo a dichiarare guerra pure a chi? Ai Kiowa e gli Assinimbone. Ci lasciamo. Vediamo subito quando si può fare. Super impicci, ragazzi. Super impicci. Tiè, dichiarare guerra pure agli Assinimbone. Anzi, ai cosi, ai Kiowa. Mo, gli Assinimboni ci sto in guerra? No, 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 no. Ok, qui ho vinto. Togliamo un attimo questi eserciti tutti ammucchiati che memorano solo i cristiani. Sti cazzo dei mammelucchi in sarendo con gli ottomani, eh. Ok, mo, Timbuktu se ne è andato a fanculo. O posso vassallizzare Timbuktu? Timbuktu che è feticista. No, 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 è musulmano. Se era di un'altra religione, qua ci stanno i feticisti, quelli che gli piacciono i piedi, raga. E praticamente ci avrei avuto l'aggressive expansion con altro gruppo religioso e non mi avrebbe fatto niente. Però siccome mo appena comincerà la seconda gruppa di coalizione con i musulmani, cioè praticamente chi? Gli ottomani saranno quelli che stanno in coalizione tipo l'Austria in Europa, con gli ottomani, cioè con i musulmani. Non conviene fare queste cose sgravate proprio, tipo attaccare Timbuktu e cos'allo e vassalizzare la bomba. Due di professionalismo, sempre professionalismo. Allora, Timbuktu, vattene a fanculo, dammi i soldi. Poi quei stati sono pure morti di fame, quindi te danno zero. La Tunisia garantita l'indipendenza, alleati di tutti, eh? Vai, vassallo del Papa. Ecco qui. Ecco qui. Lasciamo tutti i core. Mo' anzi, ti dirò di più. Tunisia,
Convert religion, ci odiano, quindi mo li portiamo positivi e poi li converto pure. Così poi magari gli regalo la terra dei mammelucchi e me la convertono loro. Oppure no, tanto posso convertirla uguale io, quindi può essere che non lo faccio. Comunque, ecco qua, sta cominciando il disastro, ragazzi. Sta cominciando il disastro. Come vedete, siccome ho 50 d'assolutismo, prendo un punto di inizio disastro al mese. Un rest 1, prendo uno di disastro al mese. Mo, dichiariamo quello agli assinibone. Tiè. Ma è tipo, questi erano alleati dell'Inghilterra, tiè. No, sono in guerra con tutti gli indiani d'America e i mammelucchi. Mo forse è aumentato ancora. Stability less da un, than 1, vedi? La war exhaustion però ti dà solo 3 di unrest. Se noi aspettiamo questo, il requisito di stare sotto di unrest sparisce, ok? Perché noi incredibilmente perdiamo war exhaustion anche stando in guerra, per quanto abbiamo i bonus rotti. Quindi io direi che dichiaro guerra pure a un altro indiano e andiamo a meno 1 di stabilità. Intanto noi abbiamo perso la power projection, non me ne sono accorto. Mando la merda imposta alla Russia, però gli stronzi mi ritornano tra 80 giorni, quindi è quando li manda i diplomatici agli indiani, è un casino. Quindi mando la merda imposta alla Russia, mo dichiaro guerra agli Yaqui, questi qua. Così andiamo pure in negativo di stabilità queste guerre. Ma che combattiamo, raga? Non ci mandiamo nessuno. Oh, i mammelucchi si sono resi. Questi stanno a tornare, vai qua. Questo va qua. Portugallo, che starà a fare? Questo mandiamo qua, questo mandiamo qua. Ma dobbiamo combattere davvero? Ah, Portugallo sta conquistando. Senti un po', ma se mettiamo caso vincessi, che potrei prendere? Trovo pace, trovo pace. Aspetta, prima fammi fare quella iglia qui, così facciamo il super impiccio. Tiè. Tiè. Ok. Mo, appena parte il disastro, usiamo la missione del Papa che paghi di meno la stabilità. Ah, era tutto pianificato, raga. Era tutto pianificatone. E mo, diamo una guardata a quello che gli potremmo fregare i mammelucchi. E poi vi chiudo l'episodio. Appena torna il diplomatico che si è fatto un viaggio in America, vanno a dichiarare guerra agli indiani e poi manco ci mandano i soldati. Ha fatto tutto il diplomatico, si è immaginato lui. Senti, così che succede? La guerra mondiale? No, non ne frega niente a nessuno. E se io mi frego pure il Cairo, che succede? Eh certo, è cominciata la guerra mondiale. Allora senti, mi frego la terra fino ad Alessandria. Non gliene frega niente a nessuno. Però qua sicuramente l'Ottomani e un bel po' di aggressive expansion se la piano, eh. Però senti, lo sai che te dico? Se io mi prendo tutta la costa del Mediterraneo e Nord Africa, a me non mi dispiace. Anzi, se posso fare un return Gores, gli ha fatto levare i core qua? No. Quindi che devo fare? Devo fare così? Boh. Ah, perché io ho dichiarato guerra prima che c'avevo la Tunisia come vassallo, quindi non gli posso ridare i core alla Tunisia. Perfetto, quindi sarà così. Vabbè, arriviamo fino a Rashid, ragazzi. Alessandria d'Egitto ce l'abbiamo con una guerra sola. Mo andiamo a sfondare i mammelucchi e cominciamo a predominare il Mediterraneo. Però purtroppo cominceremo a essere un impero dipendente dalle navi. E questa è una cosa che io odio proprio. Comunque con questo vi saluto e alla prossima.